Benvenuti su RetroFixer. In questo video non vedremo nuove modifiche o altri computer, ma partiamo un po' dalle basi dell'elettronica. Faremo un circuito educativo che fondamentalmente non serve a nulla se non per vedere come si comportano i segnali e come funzionano le porte logiche. Questo è lo schema che ho realizzato e poi lo andiamo a vedere anche nel dettaglio. È un doppia faccia con componenti anche dalla parte sotto per non rovinare la serigrafia sopra, perché altrimenti con le resistenze sopra si sarebbe coperto un po' troppo. L'idea era di realizzare almeno le principali porte logiche. Qui abbiamo una AND, una OR, una XOR e la porta NOT. Poi le possiamo concatenare insieme e vedere, in base agli ingressi che noi diamo, cosa succede alle uscite. L'uscita sarà un LED e l'ingresso possiamo scegliere se utilizzare LED, pulsanti classici tipo quelli meccanici Cherry. Io in realtà ho utilizzato questo che fa anche la luce, quindi volendo è possibile non montare i LED e fare tutto con un pulsante. E ora andiamo a vedere in dettaglio. Ed ecco qui il PCB fresco fresco. Come si può vedere, qui sopra ci sono anche dei componenti SMD, perché all'inizio avevo pensato di fare la classica porta logica senza diciamo un ingresso uscita visuale, ma direttamente con i LED d'ingresso e uno per l'uscita. Poi mi è venuto in mente, ho detto, ma vediamo anche come si comportano le porte direttamente all'ingresso e uscita della porta logica, perché magari se usiamo anche il NOT possiamo fare le combinazioni, vedere che magari quando il pulsante non è premuto questa porta logica ci dà un segnale 1, quindi magari qui abbiamo una porta attiva, una no, e soprattutto sull'XOR possiamo vedere effettivamente quando c'è un ingresso, non c'è l'altro, cosa succede. E quindi, opzionale, ho messo anche la possibilità di mettere dei LED e resistenze SMD per poter vedere in tempo reale gli ingressi e le uscite di ogni singola porta, altrimenti non c'è bisogno, perché abbiamo sempre comunque una visuale dell'ingresso, la porta, poi sappiamo che l'ingresso A magari l'abbiamo messo su A, B su B, quindi l'uscita su output, e sappiamo effettivamente quello che entra e quello che esce. Ma se li combiniamo insieme potremo perderci questi segnali e quindi può far comodo averli direttamente sulla porta. La cosa carina è che queste porte logiche sono state fatte solo con dei transistor, non hanno effettivamente il classico cippettino con poi dopo le uscite, perché altrimenti avrebbe perso un po' della magia. Qui invece vediamo proprio i segnali dove entrano e anche in base allo schema si capirà proprio come realizzare una porta tramite i transistor. Nella parte inferiore, ovviamente ho messo la serigrafia un po' a cavolo perché le resistenze hanno il nome girato rispetto al resto, quindi vabbè, questo si correggerà, ma non è nulla di grave. Nella parte sotto abbiamo le batterie e le resistenze montate dalla parte sotto per non far vedere la resistenza sopra, in modo che comunque abbiamo la porta bella libera. Inizialmente non c'erano le resistenze SMD, quindi le resistenze potevano anche essere montate sopra. Il problema è che poi si vede meno la serigrafia, solo per quello, e allora ho preferito montarle sotto. Avrei potuto fare le SMD anche quelle, ma diciamo che lo scopo principale era quello di fare una basetta con componenti semplici che fossero sia facili da saldare, da trovare e realizzabili da chiunque. Poi dopo mi è venuta in mente l'idea di mettere anche le lucine sulle porte, e a questo punto ho preferito fare le SMD, perché altrimenti si sarebbe troppo incasinato il circuito e si sarebbe visto ben poco. Iniziamo a farlo e vediamo se abbiamo fatto qualche cavolata. We'll be right back.
Bene, finalmente il progetto è finito, purtroppo con qualche piccola modifica perché ho avuto un po' di problemini con questa schedina. Diciamo che questa è la prima versione e alcune cose mi sono sfuggite. Allora, intanto vediamo cosa fa questa scheda. Questa non è altro che una semplice scheda per scopo didattico, così per divertirsi un po' con le porte logiche. Qui tutta la logica viene fatta con transistor e resistenze, facendo in modo che poi tutto il circuito faccia esattamente la funzione della porta indicata. Su questa prima revisione abbiamo una AND, una OR, una XOR e due porte NOT. Come input abbiamo qui due tasti e due, diciamo, pin per prelevare i segnali. Penso che nella futura revisione ne metterò due per ogni ingresso, perché così possiamo fare delle logiche più combinate e fare dei circuiti un pochino più complessi. Come uscita abbiamo un bel leddozzo gigante. Nella parte inferiore abbiamo due batterie a bottone, le resistenze che sono state montate sotto al posto di sopra, perché sennò copriva la serigrafia e si sarebbe visto un pochino di meno. Poi ci sono state fatte queste due modifiche. Una riguarda questo transistor qua, perché essendo una porta AND, il secondo transistor era proprio a cascata e rimaneva senza nessun riferimento, non aveva né la massa né l'alimentazione, perché quello sopra magari era interdetto, aveva solo la base e quindi poteva riportare comunque un segnale in uscita perché non aveva nessun riferimento per la polarizzazione. Con questa resistenza per ora volante, poi dopo sarà inserita da qualche parte nel circuito, ho risolto il problema, ma non era abbastanza, perché le porte NOT, se collegate a questa uscita, anche con un minimo segnale positivo, queste commutavano. E quindi per risolvere questo problema ho dovuto mettere un partitore di tensione in modo da fare in modo che comunque ci sia una tensione minima per poter far scattare la porta. E adesso possiamo provare. L'interruttore di accensione per ora l'ho montato verticale, ma in realtà è predisposto per essere orizzontale, ma mi deve ancora arrivare quello a 90 gradi. Ok, accendiamo. Appena accendiamo, vediamo subito le porte NOT che, essendo ovviamente negate, abbiamo l'uscita attiva. Gli ingressi hanno due bei pulsanti che si illuminano di bianco. Volendo è possibile non mettere un tasto illuminato, ma mettere un classico tasto meccanico utilizzato anche nelle tastiere, quelli magari Cherry o Gadeon. E se mettiamo un tasto che non ha l'illuminazione, possiamo montare due leddoni come questo, in modo da avere comunque un riscontro quando premiamo il tasto. Con questi non ce ne sarà bisogno. Il circuito è molto semplice. Per funzionare ha bisogno di questo, dei piccoli jumper. Allora, l'unica cosa da fare è prendere il segnale di un ingresso tipo un pulsante e lo portiamo a una porta logica. Proviamo la AND. Ecco qua. Ora, premendo un pulsante, si accende anche il LED rispettivo, ma l'uscita sarà spenta fino a che non li premiamo tutti e due. Ovviamente poi l'uscita la possiamo portare al nostro simpatico leddone. Così vediamo il suo funzionamento. Se poi lo vogliamo complicare, possiamo prendere questi segnali e portarli su altre porte. Questa ovviamente è una OR, quindi appena ci sarà un segnale d'ingresso avremo anche un segnale sull'uscita. Poi magari l'uscita la possiamo negare e la portiamo su una porta logica qua, NOT. E l'uscita della porta logica la portiamo al gigante ed ecco qua, ora è acceso e così vediamo tutti gli stati. Se poi questa porta la portiamo qui, otteniamo una bella oscillazione.
La porta è accesa, questa si accende, quindi dà l'uscita, l'uscita poi spegne quella e via dicendo. Quindi troviamo una specie di stabilità, perché questa qui non è una scheda con i classici trigger di Smith che sotto una certa soglia intervengono, quindi qui probabilmente avremo delle tensioni che poi trovano una loro stabilità. Allora, poi un'altra porta interessante è questa qui. Questa è l'Axor che ovviamente se abbiamo un ingresso sì e uno no, avremo l'uscita attivata, altrimenti no. C'è ancora questo, il segnale su questa porta lo dà abbastanza alto da far commutare i primi transistor, quindi anche qui ci sarà da mettere quel partitore come ho fatto per le porte NOT. Questa è la nostra porta OR. E proviamo infine la nostra XOR. Con uno si accende, con due si accende, con tutti e due si spegne. Diciamo che inizialmente non avevo pensato di fare cascate con le porte logiche, quindi era il circuito molto più semplice perché due pulsanti direttamente sugli ingressi e non c'erano problemi. Però se facciamo questo giochetto tra entra e esci, ogni segnale deve essere abbastanza pulito, perché altrimenti un piccolo residuo potrebbe già far scattare la porta e quindi non avere poi dopo effettivamente il risultato voluto. Adesso vediamo se si riesce a sistemare direttamente questo, alla fine questo transistor qui che causa problemi con l'alimentazione. Se non si riesce con quello, faremo il partitore come queste altre porte. E quindi ragazzi, questo piccolo video educativo finisce qui. L'idea di realizzare una scheda tipo questa mi è venuta vedendo altre tipologie di queste schede rifatte, come per esempio l'NE555 rifatto tutto con componenti discreti, e alla fine ho voluto provare a fare le classiche porte logiche sempre con componenti discreti. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale che ci fa molto piacere e ci vediamo alla prossima Fixer.